voi tutti, eccoci al nostro appuntamento con la rubrica Insieme. Quest'oggi parliamo delle attività che si svolgono al mare e in montagna grazie all'attività portata avanti dalla nostra diocesi. E saluto per questo gli ospiti che sono venuti a trovarci. Abbiamo Anna Della Lucia che è la referente per l'area del volontariato di Odar. Ben trovata Anna. Grazie, salve. Accompagnata da Don Mirko Pozzobon, parroco tre parrocchie nel Feltrino, assistente spirituale per le attività che coinvolgono i giovani in queste due strutture differenti di cui fra poco parliamo. Ben trovato Don Salve, Mirko. salve. Ecco, allora noi cominciamo con Anna Della Lucia che ci spiega bene innanzitutto chi è l'Odar, che cosa fa, perché appunto questo riferimento con la diocesi e le due strutture meravigliose che si animano, no, nel periodo estivo in modo particolare. Certamente, siamo proprio all'avvio della stagione estiva, per cui stiamo scaldando i motori, siamo contenti di poter raccontare la nostra attività. L'Odar è l'ente della diocesi, l'opera diocesana appunto per l'assistenza religiosa che nasce per la gestione di alcune strutture ricettive che storicamente hanno lo scopo di accogliere al proprio interno per periodi di vacanza famiglie, gruppi con un'attenzione particolare alle persone con disabilità. E parte integrante da sempre della squadra insieme ai dipendenti sono anche volontari, giovani e adulti che scelgono durante la stagione estiva di donare il proprio tempo per accogliere i nostri ospiti. Le Ecco, quali sono le strutture? strutture che Odar gestisce sono il villaggio San Paolo a Cavallino Tre Porti e la Gregoriana d'Auronzo di Cadore. E quindi due offerte Due offerte differenti, differenti, mare e esatto, montagna. mari e monti, quindi ce n'è per tutti i gusti. E quello che appunto accomuna le strutture è però lo stile, lo spirito che appunto viene proposto ai nostri ospiti, quindi un luogo dove poter trovare accoglienza al di là di quelle che possono essere le barriere, oltre che architettoniche, anche un po' del pregiudizio a volte che possiamo avere rispetto a chi magari ha un percorso diverso dal nostro. E per questo i volontari svolgono un compito molto importante proprio di accoglienza, di benvenuto nelle nostre strutture. Ma in queste realtà come si svolge una giornata tipo? Ci sono comunque dei momenti di condivisione, di incontro? Qual è un po' lo Certamente, sì, spirito? dunque nelle strutture gli ospiti vengono naturalmente per trascorrere una vacanza che sia al mare, quindi con naturalmente la possibilità di accedere alla spiaggia, servizi di intrattenimento, di animazione e lo stesso vale per la montagna, per chi preferisce vivere il proprio tempo libero nel verde, ecco. E quindi l'ospite vive la giornata tipo come preferisce, il volontario e la volontaria sono presenti durante la giornata per accompagnare un po' quelli che sono i momenti di condivisione, di incontro con l'ospite, per cui sono strutturate le giornate di volontariato con tre, diciamo, filoni principali. Ci sono dei momenti di servizio, quindi circa 6 ore di impegno proprio per garantire una buona accoglienza ai nostri ospiti, che sia nella ristorazione, nella cura della struttura, nella gestione di alcuni momenti di accompagnamento ad hoc per gli ospiti con disabilità. Ci sono poi sicuramente dei momenti anche di divertimento, di incontro, di vacanza, possiamo dire, dedicati ai nostri ragazzi e poi sicuramente anche uno spazio formativo di incontro, di crescita, perché uno dei valori aggiunti che secondo noi porta la nostra esperienza ai ragazzi e ragazze che partecipano è proprio la possibilità di incontrarsi, di entrare in relazione tra di loro in primis, ma poi anche con gli ospiti della struttura, con il team più allargato anche con i dipendenti, E ecco. infatti poi si creano delle vere e proprie amicizie. E su Assolutamente. questo coinvolgiamo Don Mirko Pozzobon, che tra l'altro l'abbiamo appena visto nelle immagini di Don Mirko fare una cavalcata, possiamo dire così, verso l'acqua, verso il mare naturalmente di Cavallino. E sempre per ricordare quindi allora il cammino anche che i ragazzi svolgono prima di poter poi effettuare il volontariato vero e proprio. Certo, direi anzi che c'è un cammino che precede, un cammino eventualmente nel volontariato, ma poi in realtà non si finisce mai di essere parte di questa grande famiglia, insomma, dei volontari. Il cammino che precede dura durante l'anno, nei mesi dell'autunno, della primavera, attraverso 4 incontri che teniamo di domenica. Uno di questi incontri è anche 1 a 2 giorni, quindi sabato e domenica. Cerchiamo in questi incontri di far conoscere tra loro i ragazzi, di presentare lo staff del nostro percorso di stile libero e di offrire delle possibilità di formazione, di ascolto, di confronto tra di loro. Ogni anno è caratterizzato da un tema di fondo che ci aiuta a preparare questi incontri. Diciamo
Direi ecco, che mentre sono. noi parliamo, stiamo vedendo, grazie all'aiuto Ma di sì. Simone che ci segue in regia, alcune immagini di passate edizioni di questo cammino. È veramente bello il colpo d'occhio vedere così tanti giovani, così tanti ragazzi assieme. Don Sì. Mirko, lascio a lei commentare queste fotografie. Sono ragazzi fantastici, appartengono soprattutto alla nostra diocesi, ma ci sono anche ragazzi che vengono da parecchio lontano, anche da altre regioni, perché sono rimasti affascinati appunto di questa esperienza o al mare o in montagna e quindi spesso fanno anche tanti chilometri per venire e stare con noi. Sono incontri belli perché noi cerchiamo in tutti i modi di dire a questi ragazzi il percorso si chiama stile libero perché non vogliamo incasellare nessuno e obbligare nessuno ad essere quello che non è. Noi cerchiamo di pulire il terreno, di fare ordine un po' in questo terreno perché ognuno possa fiorire nel modo migliore. E quindi questo è umanamente molto arricchente per loro e cerchiamo anche di trasmettere quella passione che è quella del Vangelo, quella passione cristiana per una risposta in fondo alla propria vocazione, scoprire che servire gli altri è il modo più bello per essere felici. Quindi, e questo i ragazzi lo vivono, lo capiscono, sì. Certo, quindi una vera e propria palestra di vita, se vogliamo, un'occasione di formazione, soprattutto anche nella società attuale, penso, Don Mirko, in cui magari i ragazzi troppo spesso sono chiusi nei loro telefonini, nel web, nei dispositivi, qui invece sono rapporti umani veri, incontri veri, giusto? Esatto, le esperienze che possono vivere i ragazzi in queste domeniche di formazione, ma poi soprattutto nelle 2 settimane che è la durata di ogni turno di servizio, davvero li mette in contatto con altre persone, direi tutte le ore del giorno, perché è davvero un'esperienza molto forte che rimane nel tempo e io parlo per me, ma credo che tra le migliori amicizie che noi conserviamo ci siano proprio quelle di compagni e compagne di avventura di queste esperienze qui. Ecco, infatti lei, Don Mirko, ci racconta appunto la sua esperienza, da tanti anni segue i ragazzi. Sì, per caso è nata nel 2014 con una richiesta che mi era stata fatta allora dal vescovo Andrik e dopo sono rimasto così conquistato, diciamo, da questa esperienza, da questo gruppo, che fondamentalmente adesso sono un volontario tra i volontari, quindi anch'io per passione, appena riesco a ritagliare un po' di tempo dalla parrocchia, cerco di essere sempre presente in questi incontri di formazione per i ragazzi e anche qualche giorno durante l'estate di essere presente proprio in mezzo a loro. Nonostante tutti gli impegni, sì, vero, sì, sì. Che anche la vita parrocchiale sì, sì, richiede. Sì. Torniamo da Anna, abbiamo parlato di giovani, però ci sono anche gli adulti che possono dare il loro contributo. Sì, questo è il bello che, come diceva Don Mirko, il nostro stile libero poi si traduce anche proprio nella una libertà anche partecipativa indipendentemente dall'età. Volontari adulti a fianco ai volontari giovani sono persone che dall'età, diciamo, dell'università in su, quindi non abbiamo limiti in questo senso, possono scegliere di titolare il loro tempo per una settimana rispettivamente al Villaggio San Paolo o alla Gregoriana per supportare nell'attività di incontro con l'ospite con disabilità, nella cura del verde, nella cura della spiaggia. Per cui ecco, c'è spazio davvero per tutti. Stiamo vedendo per esempio qualche foto in questo momento di alcuni volontari, esatto. Vero, alcuni amici. Cogliamo proprio anche l'occasione per ricordare che c'è questa possibilità, perché spesso raccontiamo dell'esperienza rivolta ai giovani, che sicuramente in termini di numeri è quella più impattante, perché coinvolgiamo circa 400 ragazzi tra l'inverno e l'estate ogni anno, che sono dei numeri davvero significativi e che ci fanno proprio sperare nel futuro. Però abbiamo sempre anche una 50-60 di adulti che si impegnano non solo durante l'estate ma anche durante l'anno proprio per aiutarci nella preparazione poi delle esperienze estive. E a tal proposito mi piace ricordare anche lo staff di volontariato che ci aiuta proprio nella preparazione e del cammino formativo e delle esperienze estive. Lo staff di Stile Libero sono ragazzi universitari, una trentina, che si impegnano proprio per passare il testimone ai nuovi giovani che scelgono di partecipare alle esperienze estive. Per cui è un cammino che in realtà continua anche dopo la stretta esperienza di 2 settimane al Villaggio San Paolo alla Gregoriana, con la possibilità poi a propria volta di diventare testimoni di uno stile di mettersi in gioco, anche quando mai, magari ormai la partecipazione alle esperienze per giovani non è più possibile per ragioni di età. Ecco ricordiamo Anna le date, sì? Anche della stagione, se vogliamo così dire. Sì, allora la stagione al Villaggio San Paolo è già iniziata il 17 di maggio e per i volontari giovani e quindi i ragazzi delle scuole superiori i turni inizieranno il 10 giugno, quindi scenderà al villaggio il primo gruppo di 36 ragazzi che rimarrà in villaggio 2 settimane per poi dare il cambio ogni 2 settimane
ai nuovi gruppi, insomma, che si alterneranno 7 nel corso dell'estate. Alla Gregoriana invece la stagione per gli ospiti inizia con il mese di giugno, sempre il 10 giugno anche per i volontari giovani. Per i volontari adulti la possibilità di partecipare è dalla fine del mese di maggio fino anche al mese di settembre. Ecco, questo proprio per dare Sì, alcune indicazioni, ma poi certo. naturalmente per chi fosse interessato ad approfondire il Sì, sito internet, esatto. giusto? A tutti i Immagino. nostri recapiti, sia di ODAR che dell'Associazione di Promozione Sociale Amici dei Disabili e dei Minori, che è l'associazione che di fatto raccoglie poi le richieste di volontariato, che è nostra sorella nella preparazione di tutta la parte di formazione, di accompagnamento e poi di attività effettivamente nelle strutture. Don Mirko, chiudiamo con lei, quindi un messaggio finale per chi ci sta ascoltando dopo tutto quello che abbiamo sentito. Beh, davvero di appassionarsi di queste realtà e incontrare i nostri volontari che sono tra l'altro con queste magliette coloratissime, portano davvero vita e, diceva Anna, speranza nel futuro, persone che si sanno spendere per gli altri. È la migliore garanzia per un futuro bello per tutti noi. Grazie, grazie davvero, grazie Don Mirko, grazie ad Anna e naturalmente noi continueremo a seguirvi sia al mare che in Vi montagna. aspettiamo, Grazie a voi. vi aspettiamo. E a tutti quanti voi che ci avete seguito, buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.